Ciao a tutti, io sono Elenia e bentornati in questo nuovissimo video, il primo dedicato ad Halloween. Vi farò vedere quattro libri che vorrei leggere appunto per questa festività. Non so se riuscirò a leggerli tutti e quattro, sono abbastanza sobri come lunghezza e come contenuto ancora non lo so. Li ho appena comprati, li avrete sicuramente visti nell'unboxing che ho incluso nel reading vlog dedicato a queste oscure materie all'ultimo, però appunto volevo dedicarci proprio un video, magari vi leggo anche le trame e vi faccio vedere bene quali sono questi libri. Allora, partiamo con... Non è un thriller perché gli altri sono thriller, tutti dello stesso autore tra l'altro, va bene comunque così. Psicologico, forse, se posso definirlo così, piccolino, si tratta di 10 giorni in manicomio di Nellie Bly O'Brien, non lo so, devo ancora capire, e vi leggo chi è, che poi tra l'altro sono durie, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochrane, forse, 1864-1922, fu la prima giornalista investigativa. Io ho visto un reportage, un video comunque dedicato a questa giornalista qualche giorno fa e ho deciso di comprare il libro che lei ha scritto. Lei, tra l'altro, nell'introduzione ci dice che lei ha pubblicato diversi articoli sul giornale per cui lei lavorava, appunto su un manicomio di New York, che adesso non ricordo il nome. Lei ha finto di essere pazza, perché le definivano così le donne che avevano problemi mentali, per appunto farsi internare in questo manicomio e che aveva già precedentemente una pessima reputazione, per vedere appunto come funzionavano le cose all'interno. E a quanto pare quello che lei ha visto e ha vissuto da finta pseudo pazza all'interno di questo manicomio e tantissime altre donne che avevano davvero una malattia mentale e quindi ha deciso di poi pubblicare, perché in realtà gli aveva chiesto il direttore del giornale per cui lavorava appunto di investigare su questo manicomio e quindi lei ha poi pubblicato diversi articoli a proposito denunciando lo scandalo. Poi ne ha fatto scandalo perché erano davvero pessimi a livello proprio umano nel trattare queste donne, perché era un manicomio femminile. E infatti poi qui dice, ve lo leggo meglio così capite, nel 1887 la reporter Nellie Bly O'Brien, fingendosi una rifugiata afflitta da paranoie, si fece rinchiudere nel manicomio dell'isola Blackwell, quindi questo è il nome, cioè si trovava lì, allo scopo di scoprire le condizioni di vita delle donne ricoverate. Nel suo reportage, Nellie Bly O'Brien, perdonatemi, racconta i soprusi e le violenze che le pazienti subivano per opera di crudeli infermiere e medici poco capaci. Si legge, penso, in un giorno, anche in un pomeriggio, se ci si mette, perché sono alla fine poco più di 100 pagine, 114, se vogliamo includere anche il cenno introduttivo e i ringraziamenti, insomma, alla fine. Com'è che si chiama? Vabbè, cenni biografici, ok, non è che ci interessa più di tanto. E questo è il primo. Poi ci sono tre thriller dello stesso autore. Io avevo letto, adesso vi faccio un attimo un consiglio, una cosa velocissima. Allora, io avevo letto l'anno scorso I Cinque Cadaveri di Robert Brizna. Vi lascio il link su nelle schede dei thriller che lessi durante la quarantena di marzo 2020, dove parlo anche dei Cinque Cadaveri. Mi era piaciuto e quindi adesso è venuto il momento di recuperare anche alcuni altri libri dello stesso autore. Io mi rendo conto che non so pronunciare il cognome di questo autore, mi perdonerà. Penso di sì. Allora, partiamo da questo perché mi piace di più, dato che è delle stesse edizioni di questo, quindi ci si trova bene insieme. Ed è Ultimo Respiro. Adesso vi leggo la trama, infatti, se vedete, stanno bene insieme.
questi due libri, cioè mi piace un sacco quando due libri stanno bene insieme, veramente, sono soddisfatta, mi piace proprio. Allora, vi leggo la trama perché io non so raccontare la storia dei thriller, la trama dei thriller, di queste cose. Allora, il corpo di una donna viene ritrovato in un cassonetto, con gli occhi spalancati e i vestiti ricoperti di sangue. E la detective Eric Foster è tra i primi a giungere sulla scena del crimine. Il problema è che questa volta il caso non è suo. Mentre tenta di assicurarsi un posto nella squadra investigativa, Erica non può fare a meno di notare che le caratteristiche del ritrovamento ricordano un omicidio irrisolto avvenuto 4 mesi prima. Il cadavere di un'altra donna, abbandonato in un luogo analogo, presentava una ferita identica. Un'incisione fatale sull'arteria femorale. Nell'ombra c'è un assassino che adesca le sue vittime online, nascondendosi sotto una falsa identità. Le sue prede sono donne giovani e attraenti. Quando un'altra ragazza scompare, per Erika e la sua squadra inizia una corsa contro il tempo sulle tracce di un individuo terribilmente sadico. Ma come si può catturare un killer che non sembra nemmeno esistere? Allora, credo sia interessante soprattutto, a parte che Eric Foster per Brizna è un po' come Montalbano, no? Cioè lui pubblica diversi casi, naturalmente autoconclusivi, della stessa protagonista, tipo Montalbano, o come un po' fa Jeffrey Deaver, insomma, stile di questo genere, insomma. E mi interessava, a parte per l'autore che il primo libro mi era piaciuto, per questa questione online sotto falsa identità, dato che ci troviamo in un periodo un po' tanto tecnologico, quindi vediamo un po' come l'autore affronta questo problema, a parte il thriller in generale in tutta la storia. E poi sono molto fighe le copertine, anche se in realtà questo giallo qua arancione non è che mi ispiri tantissimo. Mi piace più il colore, insomma, giallo così che non è mischiato un po' anche qua, no? Cioè, non mi sembra di thriller in realtà. Però questo sfondo dietro, sì, mi ricorda molto, molto figo. Più di tutti gli altri, però volevo leggere il suo primo romanzo, che è un thriller sempre, però ve lo faccio vedere alla fine, naturalmente. Credo sia questo. Non lo so, oddio, mi sto confondendo un attimo. Va bene, allora ve lo faccio vedere non so, così, come mi viene. Scusate, il mio cervello funziona un po' male. Allora, abbiamo poi sempre di Brizna, la vittima perfetta. Questo non mi è arrivato proprio nelle condizioni perfette, cioè un po' così. Però insomma, per 3,70 euro, 3,70 euro. Non fa niente, lo nascondiamo e chi se ne frega. Qua vedi che c'è solamente un colore, sia per il nome che per il titolo, e mi piace di più. Sempre giallo, comunque. Brizna associato al giallo. Va bene. E questa copertina mi piace di più di quell'altra, devo dire. Mi ispira di più come thriller. Allora, vi leggo la trama anche in questo caso. Nel bel mezzo di una fosa notte estiva, un'ombra si muove oscura, animata da un odio feroce e da un'irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Eric Foster è un nuovo caso, un omicidio ancora. La vittima è un dottore ed è stato soffocato nel suo letto. Ha i polsi legati e gli occhi gonfi, un sacchetto di plastica trasparente stretto intorno alla testa. Pochi giorni dopo, un altro uomo viene trovato morto nello stesso modo. Erika e la sua squadra si ritrovano al cospetto di un serial killer freddo e calcolatore. È chiaro che segue le sue prede in attesa nel momento perfetto per ucciderle. E le vittime sono tutti uomini single, che custodivano gelosamente i segreti della loro vita privata. Ma cosa lega questi individui all'assassino? Nell'ondata di caldo soffocante che invade Londra, Erika farà di tutto per fermare l'ombra della notte, prima che la conta degli omicidi aumenti ancora. Anche a costo di mettere a rischio il suo lavoro e la sua incolumità. Perché mentre Erika segue le tracce del killer, qualcuno segue lei e la osserva da molto vicino. Vediamo, stalking forse? Vedremo. Perché poi nei thriller esce anche
qualcosa di interessante, di verosimile, no? Di quello che succede nella realtà. Certo, è tutto inventato, però appunto l'online, lo stalking capitano anche nei veri omicidi, nella vita privata delle persone, nella vita vera al di fuori dei libri. Allora, il prossimo e l'ultimo libro è La ragazza nell'acqua, sempre di Brizna. E sì, comunque giallo, sempre lui. E questa cosa mi inquieta tantissimo, questa copertina qua mi inquieta. Quindi va bene, vi leggo la trama un attimo. Il detective Erica Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un grosso traffico di droga. Serpo sospettosa, ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia di Londra. Quello che non si aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo scheletro, subito identificativo. Si tratta di Jessica Collins, scomparsa 27 anni prima all'età di soli 7 anni. Il caso fece un grandissimo scalpore e il mistero dietro la scomparsa di Jessica non venne mai risolto. Cominciando a indagare grazie alle nuove prove, Erica si addentra in un caso difficilissimo, in un costante alternarsi in passato e presente. Dovrà fare i conti con i segreti della famiglia Collins. I rimorsi del detective divorano dal senso di colpa per aver mai trovato Jessica e un altro omicidio avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità? E perché qualcuno non vuole che il caso venga finalmente chiuso? Va bene, comunque mi sembra anche questo un thriller, diciamo sobrio, insomma. E i libri di Brinson fino a questo momento mi sembrano seguire il solito schema dei thriller, insomma, non c'è la novità. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se avete letto uno di questi libri, se vi interessano. O comunque io vi farò sapere una volta finito il mese di ottobre, dopo Halloween, vi farò sapere se avrò finito questi libri, magari vi farò una recensione, vediamo un po'. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!